Bene, allora benvenuti all'Ateneo Veneto. Sono la Presidente e sono qui per la chiusura di questo ciclo perché non ho potuto partecipare all'inaugurazione. Devo dire che quando il professor Rubini è venuto e mi ha proposto un ciclo sulla geografia, ho detto ma cosa mi propone? Perché è una materia che la cui importanza ci siamo dimenticata. Complice secondo me anche la scuola che attribuisce sempre meno importanza a questa materia che invece lo sta acquistando sempre di più perché abbiamo capito in questi anni che dobbiamo ragionare non più come cittadini di uno Stato ma come cittadini dell'Europa e come cittadini del mondo. E questo ciclo è stato molto interessante perché ha toccato vari aspetti della nuova concezione della geografia, la globalizzazione, i fiumi e oggi parleremo del cibo che con la geografia ha molto a che fare. Parleremo di un'esperienza, ne parlavo appunto con la professoressa prima di Italy, ma che è un'esperienza in sé molto importante, ma che ci insegna quanta importanza ha la nostra tradizione culturale e non solo la tradizione culturale artistica, ma le nostre tradizioni, il nostro modo di mangiare. Dicevamo prima che in fin di conti Farinetti ha scoperto l'acqua calda perché voglio dire che il cibo italiano è buono, è di qualità ed è ben fatto sembra come dire una cosa ovvia, ma la sua grande intuizione è quello di aver esportato questa qualità, questa bontà e di averla valorizzata. Cosa che noi probabilmente spesso non facciamo. Noi siamo viziati della nostra bellezza, siamo viziate delle nostre cose buone e non riusciamo a capire quanto abbiano un valore in sé. E a questo Farinetti è riuscito ad associare anche il concetto di sostenibilità e di eticità, perché quanto mai oggi la questione del cibo è una questione anche etica, perché ci sono popolazioni che ancora cibo non ne hanno per la sussistenza e popoli che ne hanno troppo. Il cibo è quasi una misura della democrazia dei paesi e quindi parlarne è importante e guardate bene che nel corso degli anni ha assunto molte valenze diverse per la generazione dei miei genitori. Il cibo era sostentamento perché venivano dalla guerra, il cibo era importantissimo perché voleva dire vivere o morire. La mia generazione è stata la generazione del boom economico, dell'agio, del cibo anche sprecato. Adesso mio figlio sta entrando in una nuova ottica invece del cibo che non va sprecato, del cibo che va riutilizzato, del cibo che non è un cibo buono se non viene da una filiera buona, da una produzione che anche rispetti non solo la natura ma anche il lavoro delle persone. Quindi vedete come il cibo diventa come una chiave di lettura di molti altri aspetti del nostro vivere civile. Quindi grazie al professor Rubini che ha inaugurato questo ciclo sulla geografia e grazie alla nostra professoressa che ci parlerà di questa bella esperienza. Buon ascolto. Grazie alla Presidente che con le sue parole ha già introdotto l'argomento. E quindi, come avete sentito,
agganci anche con i temi precedenti ce ne sono, dal locale al globale si potrebbe dire, visto che una lezione è stata trattata sul tema della globalizzazione. Ma do subito la parola alla professoressa Colombino, che è qui con noi e che ringrazio della sua presenza. Buonasera a tutti, spero che mi si sente. Allora, mi chiamo Annalisa Colombino, sono una geografa, mi sono laureata a Ca' Foscari circa una ventina di anni fa e poi ho lavorato tra l'Inghilterra, gli Stati Uniti e molti anni in Austria e sono rientrata in Italia nel settembre del 2021. Mi occupo di geografia del cibo e del consumo e quello che vorrei fare oggi è parlarvi appunto di questa azienda che si chiama Italy, che è il marchio Italy, che è stata fondata appunto da Oscar Farinetti, l'ex patron di Unieuro. Cos'è Italy? Allora, il nome di questa azienda deriva dalla crasi, dall'unione di due parole, it, che in inglese, in italiano vuol dire mangiare, e Italy, Italia. L'Italia qua è intesa appunto come il paese del buon cibo ed è uno spazio molto simile a un centro commerciale che oggi è presente in diverse parti del mondo e che dichiara di vendere cibo italiano di alta qualità. E nelle mie diapositive vi ho messo appunto le entrate principali di alcune sedi di Italy, qua a Dubai, a Boston, a Monaco, a New York, a Seoul, a San Paolo del Brasile e poi ho messo Las Vegas e Mosca. E oltre a vendere cibo, come vedremo, Italy vende anche uno stile di vita. Uno stile di vita ispirato a un'immagine dell'Italia, molto positiva naturalmente, che il marchio presenta come il bel paese dove si può vivere la dolce vita mangiando sempre cibo di alta qualità. Si tratta appunto di un'immagine molto selettiva e specifica dell'Italia e più precisamente una rappresentazione del nostro paese immaginata attraverso i suoi tratti migliori, conosciuti in tutto il mondo. Innanzitutto la nostra grande cultura e ricca cultura gastronomica, quindi il buon cibo, la cultura in generale, l'arte e i suoi paesaggi migliori. Italy, soprattutto nelle sue sedi all'estero, offre ai visitatori la possibilità di fare diverse cose all'interno delle proprie mura. Pensate, per convincerli un po' a diventare italiani, ma scritto e italiani, no? Vale a dire degli intenditori di cibo e di vino, dei buon gustai, che possono fare esperienza del nostro paese attraverso il suo cibo senza per forza recarsi, venire nel nostro paese. E Italy è oggi un'azienda di molto successo, di gran successo, ed è anche un interessante caso di studio per iniziare a capire, ad esplorare come i centri commerciali in generale e Italy in particolare adottino delle strategie e simboliche e materiali e di organizzazione dello spazio in grado di esercitare una sorta di magia sui loro visitatori, sui loro clienti. Quale magia? Vale a dire far loro perdere un po' il senso del tempo e quindi a passare diverse ore in questi spazi e a far loro anche in parte un po' dimenticare che quello che stanno facendo in realtà è far shopping, cioè consumare e spendere del denaro. E con questa mia presentazione voglio appunto illustrare come fa Italy ad essere uno spazio di successo, in grado di trattenere i propri clienti una media di 2-4 ore per visita all'interno delle proprie filiali. E inizio, scusate, il mio racconto di Italy con una brevissima panoramica di come è stata immaginata circa una ventina di anni fa
e come si è concretizzata per la prima volta a Torino in Piemonte. Italia, appunto, vi dicevo, è stata immaginata da Oscar Farinetti e, secondo la sua autobiografia ufficiale, il suo sogno era quello di democratizzare il cibo di alta qualità, cioè rendere accessibile a tutti il buon cibo. E ha quindi immaginato Italy come un gran bazar, come un grande negozio che celebra la nostra ricca cultura gastronomica. E per realizzare Italy, per realizzare la prima sede, chiede consulenza a Slow Food, al suo amico Carlo Petrini, il fondatore e presidente di Slow Food, per selezionare i migliori prodotti regionali italiani da poi inserire sugli scaffali. Ma con l'espansione all'estero di questo marchio, la collaborazione tra Italy e Slow Food da un lato affievolisce, viene meno, però quello che rimane al cuore della strategia di impresa di Italy è lo slogan di Slow Food, la filosofia di Slow Food, cioè buono, pulito e giusto. Questo rimane ancora un pilastro del marchio. E cosa vuol dire in sostanza, in pratica, questo slogan? Vuol dire che il prodotto venduto da Italy deve avere innanzitutto un buon sapore, e quindi qua parliamo di qualità organolettica del cibo. Deve essere prodotto in modo pulito, cioè non deve essere un prodotto sostenibile, deve avere un basso impatto ambientale. E infine, e su questo punto ritornerò un po' più avanti, le persone che realizzano questo prodotto devono essere pagate in modo equo. La prima filiale di Italy apre a Torino nel 2007, il 27 gennaio, in quella che è l'ex fabbrica del Vermouth Carpano, che si trova a fianco della storica sede della Fiat, cioè del Lingotto, che anche oggi, è un centro fieristico importante e anche un centro commerciale. E quindi c'è un recupero dell'architettura industriale con questa sede. E che cosa c'è dentro Italy, no? Sostanzialmente un supermercato, quindi con delle specialità regionali, e dei ristoranti di diverso tipo, che vanno dalla pizza al ristorante di lusso. E poi, la cosa interessante, è che Italy offre diverse possibilità di imparare. Imparare che cosa? La storia e la geografia delle origini del cibo che vende e la cultura ovviamente gastronomica italiana. E anche su questo tornerò un poco più avanti. Il punto che volevo fare è che il centro commerciale di Torino, la Italy di Torino, ha fondamentalmente creato il modello per le altre filiali aperte sia in Italia che all'estero nel corso degli anni. Oggi è presente in diverse città italiane e ha delle filiali, come vi dicevo prima, a New York, a Chicago, a Tokyo, a Monaco di Baviera, a Istanbul, a Seul, a San Paolo, a Dubai, a Mosca, Los Angeles, Las Vegas, Toronto e Dallas. E complessivamente, comprese le filiali italiane, ha circa 40 sedi in tutto. Ha ovviamente anche una presenza online molto importante che promette di consegnare alle porte dei buongustai un'ampia selezione di delizie, no? Di specialità italiane provenienti dall'Italia. E questa, vi ho messo l'immagine del mercato del negozio, online statunitense dello scorso Natale, che pubblicizza addirittura la consegna a domicilio di tartufi bianchi.
Che cosa vende Italy in termini di prodotti? Sugli scaffali di Italy in giro per il mondo i clienti possono acquistare un'ampia gamma, dicevo, di specialità italiane, di specifiche regioni, e un esempio tipico è l'olio d'oliva. Ma, e questo è molto interessante da notare, più recentemente possono trovare anche dei prodotti di marca che non sono esattamente semi-artigianali o artigianali, ma sono dei prodotti industriali che possono, che in Italia, no, possono essere acquistati in un qualsiasi supermercato che un italiano potrebbe percepire, non percepire esattamente come cibo di alta qualità, no? E questo passaggio a vendere anche prodotti alimentari che non sono delle specialità è un passo che appunto Italy compie quando va all'estero, no? E sempre di più man mano che si espande all'estero, i partner di Italy hanno iniziato a includere dei colossi del settore alimentare come la Barilla, la Lavazza, Ferrero e San Pellegrino, per esempio. E Italy oggi vende anche dei prodotti comuni nelle sue sedi all'estero, dei prodotti comuni che però all'interno delle filiali di Italy, proprio giocando sulla reputazione di Italy come uno di quei centri che propone cibo di alta qualità, questi prodotti che per noi sono più comuni si trasformano magicamente in prodotti originali, in prodotti autentici della buona tavola italiana, simbolo in fondo del Made in Italy. Espandendosi all'estero però l'importanza del cibo locale non viene meno, e anche quindi la politica del chilometro zero e quindi del cibo pulito, buono e sostenibile. Questa politica non viene abbandonata. E seguendo un po' lo slogan, no, di Farinetti, lo slogan adottato per giustificare l'espansione della propria azienda all'estero, operiamo a scala locale ma pensiamo globalmente, uno dei manager di Italy del Nord America sostiene: vogliamo mettere tutto il meglio del cibo italiano in un unico posto, quindi lo importiamo, ma offriamo anche del cibo locale in ogni spazio che apriamo all'estero. E il figlio di Farinetti, Nicola, che oggi è l'amministratore delegato dell'azienda, sostiene: Italy non è una catena, non è un copia e incolla, non è sempre uguale a se stessa, no? E specifica appunto che prima di ogni nuova apertura all'estero il team di Italy fa ricerca sui prodotti locali per assicurarsi della provenienza, della sostenibilità e della qualità del cibo che poi va a vendere, no? E come esempio vi ho messo la pizza che viene venduta a New York, no? Come viene pubblicizzata. E gli ingredienti principali per la pizza sono fondamentalmente locali, no? E dicono: a New York, a Italy New York, la farina proviene da un molino che si trova a 2 ore a nord di Manhattan, il grano è locale e viene macinato a pietra da delle macine in grado di riprodurre una farina che replica perfettamente il prodotto di alta qualità e denso di nutrienti originario della Torino di Italy, no? Anche se la pizza per noi italiani ovviamente non è associabile a Torino, ma naturalmente è associabile a Napoli. E in generale un altro esempio che non vi ho messo ma che mi viene in mente, di cui mi sono occupata, è per esempio la carne. A Torino e nelle altre filiali di Italy in Italia viene venduta la carne di razza bovina piemontese. Ovviamente questa non viene spedita negli Stati Uniti o in altre parti del mondo, ma in America, nel Nord America, ci sono degli allevamenti di piemontese, che poi è un incrocio tra la piemontese e delle razze locali. E
In generale, comunque, nelle filiere all'estero, Italy propone dei pasti, degli alimenti freschi realizzati il più possibile con degli ingredienti locali, prodotti naturalmente poi con, secondo la tradizione, secondo la tradizione e cercando di ricreare un'autenticità italiana all'estero. Ecco. Un altro tema che volevo affrontare è quello che inizialmente ho chiamato la magia di Italy, no? Cioè passare il tempo dimenticandosi di fare shopping. Se voi andate in un centro commerciale, per esempio, quello che non troverete mai è un orologio che vi dica l'ora, no? Ma ci sono molte altre strategie che questo tipo di geografie del consumo utilizzano. E cosa, la domanda è: cosa offre Italy di così interessante per i suoi clienti che li trattiene appunto tra le 2 e le 4 ore al suo interno, come mi è stato appunto raccontato da uno dei loro manager? Perché la gente passa tempo tra le mura di Italy? Che cosa possono fare le persone nel centro commerciale che possa far loro dimenticare almeno in parte che quello che stanno facendo in realtà è spendere del denaro? Uno dei must, delle cose che i visitatori di Italy possono fare o devono fare, è quello che viene indicato nel 5° comandamento del manifesto di Italy: mangia, acquista, impara o studia. Chiarendo che in questi luoghi chiunque può mangiare, comprare e imparare, scegliendo liberamente quali esperienze vivere. Mentre nella versione nordamericana recita: questo è un negozio con delle storie. Qui non scoprirete solamente ciò che amate, imparerete anche a conoscere ciò che amate. Perché è necessario imparare. E torniamo, per capirlo, torniamo alla filosofia di Slow Food, no? Quella del buono, giusto e pulito. È necessario imparare perché, secondo Farinetti, c'è una mancanza di narrazione che spieghi perché il cibo di qualità e quindi sostenibile costa. Non sappiamo perché paghiamo un prezzo specifico per il cibo che compriamo. In altre parole, non sappiamo perché il cibo buono, pulito e giusto sia costoso. Italy quindi utilizza l'idea di Slow Food, secondo cui affinché il cibo abbia un buon sapore, sia equo e sostenibile, debba essere pagato per quello che loro chiamano il suo valore reale, no? C'è un valore che include il pagamento di un prezzo equo ai produttori. E infatti Italy, si sa bene, vende dei prodotti che non sono esattamente economici. Ecco. E le motivazioni che stanno dietro al prezzo del cibo venduto da Italy costituiscono quindi un messaggio che i clienti apprendono, o forse sarebbe meglio dire acquistano, mentre si trovano nel centro commerciale, no? Ed è questo vuoto di informazioni sul valore reale del cibo che Italy va a colmare, no? Fornendo una storia, una narrazione, una storia sull'origine del cibo e che va a giustificare i prezzi dei prodotti che vende. E nei suoi centri commerciali Italy infatti offre una grande quantità e di informazioni e di slogan che rimandano tutti all'importanza di mangiare cibo buono, pulito e giusto, no? E anche un sacco di informazioni che riguardano proprio l'esatta provenienza, no? E sull'origine geografica degli alimenti.
E queste informazioni sono un po' ovunque, no? Ci sono delle immagini, dei manifesti, dei poster, dei cartelli che sottolineano messaggi sull'importanza di mangiare bene. Mangiare bene ovviamente si sottintende il cibo che Italy vende. Slogan e giochi di parole come la vita è troppo breve per mangiare bene male, oppure mangia meglio, viaggia meglio, o ancora mangiare è un atto agricolo e così via, sono un po' ovunque, no? Sono sulle pareti del centro commerciale, sulle entrate degli autogrill associati con Italy e su tutta una serie di gadget che l'azienda vende, come magliette, borse e così via. E anche ci sono poster di diverse dimensioni dei manifesti che ingrandiscono visivamente il contenuto delle etichette, che hanno un ruolo importante nel fornire ai clienti e ai visitatori delle informazioni molto dettagliate, no? Sulla provenienza e sull'origine degli alimenti, e sono anche questi sparsi un po' in tutto il centro commerciale, appesi alle pareti, in mezzo agli scaffali degli alimenti, addirittura sui tavoli dei ristoranti e ai chioschi. È un po' come se fosse un museo. Italy utilizza delle etichette che raccontano ai visitatori queste storie nascoste, no? Dietro la produzione del cibo che vende, dove esattamente è stato prodotto, in quale regione, in quale area, come e da chi, e poi ci sono anche tutta una serie di suggerimenti su come prepararlo e gustarlo correttamente. Correttamente vuol dire all'italiana, fondamentalmente. E tutti questi messaggi, tutte queste messaggi sottolineano che il cibo è autentico e di alta qualità. Le filiali di Italy sono un po' strutturate in modo, spazialmente, un po' come se fossero dei musei, anche dei parchi tematici, no? I reparti sono strutturati intorno a temi gastronomici, come appunto la pasta, il pesce, il formaggio, il vino, la carne, e in ogni reparto i visitatori, i consumatori possono anche rivolgersi ai responsabili del reparto stesso, che sono formati per essere degli esperti dei prodotti che vendono. È un po' come nei musei all'aperto, quelli che riproducono ad esempio come erano i luoghi in passato e come si viveva una volta. Gli addetti di Italy non si limitano a servire e a vendere il cibo, ma impersonificano anche i lavori artigianali della produzione del cibo. E nelle filiali internazionali questi lavoratori possono anche essere dei veri italiani. Ad esempio a Monaco di Baviera, che ho visitato, i pizzaioli sono tutti napoletani, no? Ancora passeggiando, no, nel centro commerciale, i clienti possono anche vedere come viene preparato il cibo che possono consumare o sul posto portarsi a casa, no? Sono infatti presenti degli stand con delle pareti trasparenti, delle porte di vetro, attraverso le quali i visitatori possono vedere come gli addetti impersonificano, no? Il ruolo un po' prima del pizzaiolo, abbiamo visto, ma anche quello del panettiere, del casaro, della sfoglina, e come preparano quindi la pizza, la pane e le tagliatelle secondo la tradizione italiana. E quello che voglio dire è che mentre lavorano, queste persone mettono in scena autentici produttori di cibo italiano, della cucina tradizionale, no? E sono un po' come se fossero dei membri del cast di un film, e il loro lavoro in fondo diventa uno spettacolo, no? Un'attività su cui posare lo sguardo per imparare come si fa il cibo tradizionale, autentico e di qualità.
All'interno di Italy, vi dicevo, i clienti sono incoraggiati a comportarsi un po' come se fossero in un museo e un po' come se fossero in un parco tematico. Seguendo i cartelli e le indicazioni, possono visitare le aree dedicate a specifici reparti alimentari. Addirittura, come nella sede di Torino, si possono raggiungere le cantine, no, di Italy al piano interrato. E qui i visitatori possono entrare in stanze delle pareti di vetro e nella penombra scorgere e annusare prosciutti di Parma, i provoloni appesi ai soffitti e alcune file di parmigiano reggiano esposte sugli scaffali. E i clienti di Italy, sempre nella sede di Torino, possono anche visitare un museo vero e proprio, vale a dire il museo del Vermouth Carpano, che si trova al piano superiore, che racconta appunto, attraverso l'esposizione di una serie di oggetti e di utensili, la storia, no, dell'azienda di Vermouth, che ora, ristrutturata, ospita questa azienda. Italy, vi dicevo prima, offre molte occasioni per imparare. In Italia, perlomeno fino a alcuni anni fa, offriva dei corsi gratuiti per i pensionati e per i bambini, ma all'estero invece capitalizza sulla nostra cultura enogastronomica, pertanto i corsi sono a pagamenti, no? Ci sono corsi e laboratori che si possono acquistare. E la conoscenza del cibo e delle sue origini, quindi, è raccolta all'interno di un'ampia gamma di corsi e di eventi per imparare non solo a cucinare il cibo, ma a degustare il vino, ma anche addirittura a imparare l'italiano, no? E quindi conoscere il cibo è un'esperienza che Italy produce e vende. È una conoscenza che i clienti acquistano attraverso l'esperienza della scoperta dell'Italia, che viene identificata, no, con il nome dell'azienda Italy. E attraverso i suoi spazi e i simboli che propone, Italy cerca anche di invitare i suoi visitatori a immaginare proprio un viaggio attraverso l'Italia, no? Ed è possibile, per esempio, in Nord America e a Toronto, a Chicago, New York e a Toronto, acquistare dei tour, sia per bambini che per adulti, ma qua vi ho messo l'esempio di un tour per bambini, dove per un $45 circa i genitori possono acquistare per i loro figli quello che si chiama un passaporto per Italy, no? Che comprende un tour del centro commerciale, durante i quali i bambini, viene pubblicizzato, scopriranno il cibo e la lingua italiana, mentre un ambasciatore di Italy li guiderà e guadagneranno un timbro sul loro passaporto. E poi, dicono, i bambini scopriranno il valore degli ingredienti e riceveranno deliziosi assaggi lungo il percorso. In generale, Italy offre un ambiente per viaggiare in un'Italia immaginata attraverso un'esperienza sensoriale del cibo e dei suoi spazi iconici più caratteristici, no? Come i mercati all'aperto, che vengono fondamentalmente riprodotti all'interno dei centri commerciali. Italy si promuove come un mercato ed è organizzato, la sua struttura al suo interno, in modo da riprodurre che cosa? Riprodurre dei frammenti di luoghi di un piccolo paese tradizionale italiano, come appunto una piazza, i bar, le bancarelle di vario genere, tipiche di un mercato italiano all'aperto. E a Chicago, Dubai o Tokyo si può visitare Italy e, come ha raccontato un giornalista del Financial Times a proposito della sua esperienza di Italy a New York, nella piazza c'è un'area riservata ai clienti in piedi. Mi sono sentito immediatamente trasportato a Milano.
A Italy, scrive ancora un'altra autrice, è possibile acquistare un giornale italiano con il proprio espresso per esercitarsi con l'italiano o fingere di essere in Italia. I clienti possono ovviamente sedersi e mangiare in ristoranti di diverso tipo, appunto eleganti guidati da uno chef stellato, oppure più economici come la risotteria, come una pizzeria, come le ristoranti di cucine regionali, e che sono poste, molto spesso sono collocati accanto alle bancarelle del mercato, no? Forse per creare un po' l'impressione ai clienti di poter gustare un pasto all'aperto e di percepire la vita di strada mentre gli altri visitatori si riempiono le borse di spese e magari scambiano qualche parola con il gestore della bancarella, no? E ovviamente si possono anche comprare i tipici cibi di strada italiani come la pizza, come il gelato, e mentre passeggiano, un'altra cosa che è interessante osservare, mentre passeggiano, si siedono ai tavoli del ristorante, i visitatori scattano anche molto foto, no? Proprio come se fossero dei turisti che stanno visitando l'Italia e li condividono, no? Sui social media. E se si dà un'occhiata, per esempio, qua ho messo due tweet, ma se si dà un'occhiata all'account Instagram, si nota che oggi Italy ha circa 750.000 post con appunto l'hashtag Italy. E per andare verso le conclusioni, i negozi di Italy sono anche quindi delle mete turistiche vere e proprie. Sono citate ad esempio su siti come TripAdvisor e aperti nelle zone turistiche più affollate di grandi città globali e cosmopolite. E per concludere questo viaggio attraverso Italy, per riassumere, si tratta di un'azienda che contestualizza i prodotti e le esperienze e i servizi che vende nell'atto stesso del mangiare e del bere, che si incrociano con una serie di attività che riguardano l'imparare conoscenze geografiche sulle origini del cibo ed esplorare un altrove ispirato all'Italia, no? Un'Italia che è immaginata come la Disneyland del cibo di alta qualità. Italy quindi offre un contesto materiale e simbolico in cui i clienti possono avere l'impressione di viaggiare in Italia acquistandone la cultura enogastronomica e geogastronomica senza dover prendere l'aereo, no? E come ha scritto la blogger Barbara Resvaina in un post sulla filiale di Italy a Chicago, Italy si può letteralmente ingerire l'Italia, mangiare l'Italia, ecco. Mi fermo qui e vi ringrazio per la vostra attenzione. Bene, grazie. È stato molto interessante, così mi venivano vari pensieri. Devo dire che ho ascoltato con interesse il passaggio sull'equità e sul prezzo. Sì. A volte quando sono in qualche discount e prendo delle cose magari anche gradevoli a prezzi così bassi, qualche volta mi viene lo scrupolo che ci sia il contrario. Esattamente, ecco. Questa è una cosa su cui dobbiamo molto riflettere. Ecco, appunto, mi ha fatto riflettere, non ci avevo mai pensato. L'altra cosa è che bisogna mettere la pulce sull'orecchio a Farinelli, che magari un Italy ci stia bene anche a Venezia, ma mi dicono che abbia obiettato che c'è mancanza di spazi. Bene, allora se gli in occasione di incontrarli dica che magari in marittima al Tronchetto oppure a Porto Marghera sul waterfront dall'altra parte di spazi ce ne sono veramente tanti, anche per dimensioni di questo genere. Poi mi ha svelato dopo decenni che vivo, che non si dice Carpano ma Carpano. Spero di non avere, oddio, non lo so. No, ma se è piemontese sicuramente sarà giusto. E però poi invece la riflessione sul virtuale e sul fatto che questa forma di virtuale è molto agganciata ai temi della globalizzazione, certo, evidentemente, ma che poi riproduce una forma di turismo magari
sostenibile perché l'aereo non si prende. Prende, ecco, esatto. Vabbè, sono tutte riflessioni che mi sono venute così sparpagliate, però adesso, e poi ce ne saranno altre, se invece si vuole intervenire, sono d'accordo. La signora? Prima di tutto grazie per una bellissima presentazione, per averci spiegato un po' di come viene creata questa magia, perché è veramente una magia. Allora, vi racconto un aneddoto, parlando proprio di Italy e Venezia. Un amico americano è arrivato qua, mi chiede la prima cosa dove si trova l'Italy più vicino e facciamo il pellegrinaggio a quello di Verona, appena aperto. Sì. Quando gli spiego che gli stessi prodotti si possono trovare sotto casa, in salumificio, gastronomia, non mi ascolta e insiste anche di pranzare là, cioè andare a Verona, cioè mi fa piangere il cuore considerando quanto buon cibo c'è là, a pranzare dentro. Passiamo 3 ore dentro questo magazzino bellissimo, ex ghiacciaia, però per capire quanto presa questa magia, le persone che fanno shopping a Italy, negli Stati Uniti, quando vengono in Italia... Vogliono venire qua? Vogliono andare a Italy, considerando comunque Italy in Italia come più autentica, Tentico. Come il luogo dove ritroveranno i veri prodotti italiani. È una cosa incredibile. Sì. Cioè come questa elisione fra Italy e l'Italia abbia avuto successo. Allora, sì, era una domanda per capire come... diciamo questa magia viaggia anche. La magia viaggia, ma infatti poi una cosa che non ho puntualizzato questa sera è che in effetti se noi andiamo a un Italy italiano, cioè troviamo chi fa spesa non sono gli italiani ma sono dei turisti, e l'idea di aprire a Verona è stata comunque vicino alla fiera, praticamente accanto alla fiera, è stata un'ottima trovata, perché in effetti con la, da Vinitaly a tutte le altre fiere che ci sono a Verona c'è un parterre di clienti probabilmente anche disposti a spendere, no? Perché è vero che in Italia fanno magari a Italy lo sconto ai pensionati, però insomma è molto costoso, il cibo è eccellente per l'amor del cielo. In effetti la presa ce l'ha. Cioè, io ho voluto parlare di Italy nelle altre sedi per far vedere un po' come gli altri, no? Vedono quello che la presidentessa prima diceva, noi diamo per scontato, che in realtà ha un potenziale di valore notevole, e Farinetti ci è riuscito. Ed è incredibile che vengano poi in Italia a cercare la stessa cosa. Esattamente. Sì. È vero. Ci sono altri interventi, domande? Aspetta, la domanda. L'esperienza di FICO. No. Non ha avuto l'esperienza. La ripeto. No, che così sento. No, volevo sapere il suo parere sull'esperienza di FICO, che forse non ha avuto tanto successo. Allora, io FICO è, grazie. FICO è Fabbrica Italiana Contadina, un acronimo che si è inventata Italy per aprire, sono gli ex magazzini generali della frutta, no, di Bologna. E anche qui hanno voluto riconvertire, questa non è, se ho capito bene, un'impresa in cui ha partecipato, i fondi non sono solo stati messi da Italy, ma ci sono stati dei fondi pubblici, dei fondi anche privati. Anch'io ero molto curiosa di visitare uno spazio enorme dove il supermercato, l'Italy è da una parte e poi sono esposti, ci sono dei campi, delle coltivazioni, poi anche si presenta la produzione di cose tradizionali come la mortadella, se non sbaglio, i biscotti anche, quindi si mischia un po' tecnologia e agroalimentare, quindi si presenta un agroalimentare contemporaneo fondamentalmente, non esattamente artigianale. Secondo me non ha avuto successo perché è uno spazio enorme che costa molti denari e forse non è così agevole da raggiungere, quindi anche qua la geografia di nuovo conta, e forse
si sarebbero dovuti trovare degli imprenditori più amanti, diciamo, bisognava metterci più soldi e renderlo ancora più spettacolare, perché io ricordo, perché comunque la gente è attirata dalle cose spettacolari, che magari per noi, diciamo, Italy mette un po' in mostra quello che per noi è l'ordinario e lo fa diventare straordinario. E secondo me FICO costa troppo da gestire e non riceve abbastanza clienti, quindi bisognerebbe trovare qualcosa in più da dare ai clienti per attirarli. L'hanno soprannominata la Disneyland del cibo, però io sono stata in inverno e era un po' triste, ecco, l'ho trovato un po' vuoto, no? Non so, lei ha avuto fatto quell'impressione lì? Bene, prego. E mi serve un'informazione rispetto a quello che ha detto prima lei. Sì. I negozi all'estero vendono solo roba italiana? Mi spiego. Ho visto le forme di formaggio di parmigiano, quelli ovviamente vengono dall'Italia. Sì. Però i pomodori, la roba fresca, no. Dubito che sia roba italiana. Esatto. Roba locale? Le cose fresche e sono tutte cose locali, anche la mozzarella non viene importata. E allora io credo che sia per quello che poi c'è stato questo problema quando loro hanno aperto all'estero con Petrini. Non ho sentito, scusi. Io credo che c'è stato questo il problema che ha avuto quando ha aperto all'estero rispetto all'Italia. Cioè in Italia puoi vendere roba italiana. Se sì. Apri all'estero devi vendere roba estera. Allora all'estero no, diciamo all'estero... vende molte cose importate dall'Italia tranne le cose fresche. Le cose fresche invece sono locali, anche proprio per cercare di, da un lato, mantenere, no, il più possibile vera questa idea di cibo sostenibile locale, ecco. Quindi i pomodori chiaramente non sono italiani, sicuramente. Ecco, poi volevo dire un'esperienza mia personale. Io ho visto It Italy, quello piccolo che c'è a Piacenza, anni fa, sì. Era uno dei primi fatti, non mi ha fatto una gran impressione, nel senso che io sono italiano, sono andato dentro, mi sembrava un supermercato più o meno come gli altri, vendeva più o meno le cose dei supermercati. Beh. E anche, e aveva soprattutto quello che mi è spiaciuto, io sono un amante del fresco. Sì. Purtroppo adesso il fresco diventa difficile da vendere, tutto confezionato, tante scatolette in pratica, tanti pacchi, tanto packaging. Sì, 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 il packaging è un problema. È un problema enorme. Su questo sono. Perché se tu vuoi fare quel famoso sano, pulito e giusto, il packaging è una delle prime cose che devi togliere, il più possibile. Ma allora, per fare questo però tu devi coltivare vicino. Esatto. E allora ecco che diventa difficile... Per chi opera nel settore agricolo, cioè tu non puoi fare migliaia di chilometri, esatto. Perché i migliaia di chilometri che fai sei costretto a fare packaging, certo. Non c'è niente da fare. Certo. Per la vita sullo scaffale ci va il packaging. A meno che non siano prodotti che si conservano, tipo il parmigiano o il prosciutto, certo. Che se messi in condizioni corrette non serve il packaging, basta una semplice, c'è la frigorifera. Sì. E ti dura. Beh, infatti ne parlo sempre a lezione con i miei studenti del packaging, perché è un inquinamento allucinante e anche questo ha ragione lei, insomma. Italy è un supermercato, è decisamente un supermercato, e come diceva la signora prima, no? Un italiano non va a comprare Italy, va dal salumiere, va dal proprio macellaio e così via. Però per un estero questo marchio, no, ha avuto, per una persona che arriva dall'estero, ha avuto veramente un grande successo. Però magari per l'italiano il prezzo, il valore, arriva in fondo, è fatto tutto il valore dei prodotti di nicchia, sì. Locali, sì. Come no? Certo. Una volta, io mi ricordo quando ero ragazzina, no, con i miei genitori si prendeva la macchina, si andava a fare la gita in campagna a comprare le specialità, diciamo, esatto, no? Si è fatto per molti anni, e diciamo che l'Italy di Farinetti ha portato, no? Diciamo, non ha democratizzato il cibo di alta qualità per tutti, perché bisogna avere dei denari da spendere in questo cibo di alta qualità, però ce l'ha portato certamente più vicino, no? Più accessibili. Sicuramente ha aiutato certi produttori a sopravvivere, perché io ho studiato molto appunto la carne
di razza bovina piemontese, la Fassona, e devo dire che se non avessero incrociato Slow Food e Italy, questi produttori probabilmente non sarebbero sopravvissuti, ecco, perché adesso Italy possono ricevere davvero un prezzo equo, ecco, no? per fare gli allevatori. Bene. Mirko? No, microfono, perché così sentono anche dietro. Sono un po' imbarazzato nel prendere la parola, perché in un percorso sulla geografia, una serata dedicata al cibo che si ferma a Italy, no, mi sembra, diciamo, qualcosa di molto limitato. Non solo, riprendo un po' quanto il primo intervento, cioè siamo in una situazione, come l'ha descritta molto bene lei, in cui il cibo diventa una Disney, le ha parlato lei, sì, una Las Vegas, sì, per una quantità di popolazione che è assolutamente minimale, di un certo strato sociale, certo, assolutamente. E questo non mi dice granché sul cibo, cioè anche perché come entrare, io non ci entrerei mai, ci sono andato vicino a New York, ma poi non ci sono entrato, perché lo sento finto, assolutamente finto. E noi vendiamo all'estero, ai turisti, un'Italia finta. Certo. Bene, questo secondo me incrocia anche un'altra riflessione, che questa sera è del tutto mancata, non perché lei non la conosca e non ce l'abbia voluta dire, ma perché probabilmente l'impostazione della serata non lo permetteva. Cioè, come si relaziona un'entità come Italy, nata 20 anni fa circa, mi pare, in un'altra epoca, perché è un'altra epoca, con obiettivi che parlavano anche di democrazia del cibo. Sì, ma questo non c'è stato. Non c'è assolutamente, no, e nemmeno si vuole, no, secondo me, perché quando si parla di costi, per esempio, non sono costi equi, nel senso che se sono costi equi per quanto riguarda la produzione, non lo sono affatto sulla catena di distribuzione. No, certo. Perché si punta moltissimo al profitto, cioè il livello, certo, di profitto è elevatissimo. Certo. E quindi non c'è equità da questo punto, c'è un capitalismo equo, questa è un'altra cosa. Questa era retorica, quella che io raccontavo prima. Sì, sì, ma è molto spinto. Ma ritorno e poi chiudo agli interrogativi maggiori. Come si relaziona una realtà come questa, una impostazione come questa, con almeno due degli immensi problemi che abbiamo davanti, cioè per esempio in Italia una siccità crescente e quindi una desertificazione dei terreni, seconda ancora più grave perché più nascosta, il conflitto che sta crescendo giorno per giorno fra la produzione di cibo buono e la produzione di energia da biomassa, che sta depauperando l'agricoltura italiana per produrre biogas. Questi sono interrogativi che in qualche modo io speravo che stasera potessero essere sviluppati, ecco, tutto qua. No, allora, mi spiace di non averli sviluppati, ma non era quello il tema, sì, che io avevo in mente, insomma. Sicuramente sulla produzione di cibo che poi viene trasformato in biogas, cioè a Italy completamente si distacca da questo tipo di realtà. Sì, no, questo è un problema ben noto ed è un problema che va affrontato, perché si toglie del terreno fertile, del cibo che deve essere dato alle persone, invece viene trasformato in biogas, insomma, per i trasporti. Il cibo in questo caso dovrebbe, insomma, avere la priorità, e forse la gente dovrebbe smettere un po' di viaggiare, di utilizzare dei mezzi poco sostenibili, anche se il biogas viene raccontato come più sostenibile. Non è sostenibile, lo sappiamo bene. E l'altra domanda, l'altro punto? La siccità, allora qua parliamo di Sì, ma questo riguarda il cambiamento climatico, purtroppo, no? Anche qua
Allora io faccio un mio corso di lezione di geografia economica, vergono tutto sul consumo o su meglio sull'iperconsumismo, no? E quindi c'è ovviamente Italy e l'opulenza, è per, come diceva lei, un settore molto privilegiato della società. Io l'ho portato come caso di studio interessante di come questo imprenditore sia riuscito a capitalizzare su un'immagine dell'Italia che fondamentalmente è nostra, però lui è stato bravo da venderla. Sul cambiamento climatico, insomma, ci sono molti giovani, molti miei studenti che protestano, che vengono visti anche molto male. In realtà l'emergenza climatica è un problema enorme ed è un problema antropico causato dall'uomo, insomma. E purtroppo se non iniziamo a consumare di meno e a utilizzare, cioè molto di meno, e a preoccuparci anche dello spreco di cibo. Io parlavo prima del packaging, io sono ossessionata dal packaging perché ne abbiamo in abbondanza, però se le persone non prendono coscienza del fatto che si debba consumare di meno, si debba andare più a piedi, qua non ne usciamo fuori, e la siccità ne faremo i conti, e sarà sempre peggio probabilmente. Bene. Se non ci sono altre osservazioni, possiamo chiudere qui. Lei ha presa... Ah, scusa, no, no, no. Alla fine lei apprezza... Non ho sentito. Se apprezza questa impresa. Beh, è un'impresa, è formidabile, cioè, voglio dire, è stato un geniale. E anche adesso, cioè, secondo me, è uno dei pochi grandi imprenditori che ci sono rimasti. Se non farà più l'imprenditore, certo non risolve il problema della fame del mondo, però il suo mestiere è fare denaro, insomma, fare profitti. Bene, allora con questo si conclude questo ciclo, però devo dire che l'impegno è a proporne un altro per l'anno prossimo, spazi permettendo, e l'idea di fondo che mi sta frullando con me e alcuni altri collaboratori è di proporre il tema del paesaggio, un tema poi tra l'altro di cui si sono appropriati architetti, storici dell'arte, filosofi perfino, con uno scippo con destrezza ai geografi che ne sarebbero i titolari. E quindi questo è anche un modo per rimettere al centro questa tematica fondamentale. Bene. Ringraziamo tutti per la presenza. Grazie. Alla prossima. Grazie.